Quindi parliamo di modellazione di processi, in questo caso gli elementi più avanzati. Abbiamo parlato in chiusura della lezione di venerdì scorso di eventi e segnali, abbiamo parlato di eventi temporali, l'accettazione di segnali e l'invio di segnali, e questa è già, se vogliamo, una caratteristica avanzata che abbiamo utilizzato nelle soluzioni degli esercizi di laboratorio. Ci sono alcune altre caratteristiche che possono essere utili. Una di queste è rappresentata dai nodi oggetto. A volte è utile andare a rendere esplicito il fatto che tra due azioni c'è una trasmissione di informazioni, un oggetto che contiene delle informazioni. L'oggetto di solito viene considerato come l'istanza di una classe, qui c'è il collegamento con il modello informativo che viene prodotto da un'azione e viene consumato da un'altra. Quindi durante un'azione viene prodotta l'informazione che poi viene utilizzata, consumata da un'azione successiva. Ad esempio, io posso valutare un esame, il risultato di questa valutazione è un voto, quindi sarà un oggetto di tipo intero, e questo voto verrà utilizzato in un'attività successiva che è quella di registrazione del voto. Quindi io ho l'obiettivo in questo modo di andare a enfatizzare il ruolo importante di quell'informazione. Quindi, tornando alla nostra metafora della pedina del gioco da tavola, viene creata una pedina con un'etichetta che poi viene consumata nell'azione successiva. Quindi, quando la pedina raggiunge un nodo, questo gli assegna le informazioni e le informazioni vengono poi utilizzate dal nodo successivo, dall'azione successiva. E il nodo oggetto rappresenta proprio questa informazione che viene passata da un'azione all'altra. Provando un po' a riepilogare, io posso collegare i nodi attraverso degli archi. Allora, il primo caso è quello standard in cui ho ricezione di un ordine e esecuzione del pagamento, fatti prima uno e poi l'altro, quindi una sequenza molto semplice. C'è una notazione aggiuntiva che non abbiamo visto, ma che a volte è utile, tramite quello che si chiama un connettore. Se io ho un flusso che esce da un'azione che si trova in un angolo del mio diagramma e deve andare a finire in un altro nodo che sta all'angolo opposto, o traccio una riga che attraversa tutto, oppure gli faccio fare un giro tutto attorno, oppure utilizzo un connettore, per cui l'idea è che il token che viene prodotto da un'azione finisce nel connettore e automaticamente viene teletrasportato nel connettore omonimo. Serve semplicemente per indicare che l'arco termina lì e idealmente prosegue fino al connettore che ha lo stesso nome. È semplicemente una questione di
visualizzazione grafica, okay? Non ha nessuna funzione particolare. Un altro modo di rappresentare l'arco, quando io voglio dare importanza all'informazione che transita da un'azione all'altra, quindi informazione prodotta da un'azione e consumata dall'altra, è utilizzare il nodo oggetto, come nell'esempio precedente. Vi sottolineo che queste notazioni sono assolutamente equivalenti, quindi il comportamento del processo è lo stesso. In un caso fornisco il dettaglio di quali informazioni vengono passate da un'azione all'altra, nell'altro caso non dico nulla. Di nuovo ci ricolleghiamo al discorso di livello di dettaglio che facevamo poc'anzi. Un altro modo che potenzialmente utilizzeremo poco, ma che potete trovare in diagrammi scritti da altri, è invece di andare a utilizzare un oggetto nodo, di utilizzare questi che si chiamano pin. Un pin è un piedino, normalmente si parla di pin quando si parla di un circuito integrato, che ha un piedino che serve per leggere dei dati o scriverli. Quindi il piedino è lo strumento attraverso cui l'informazione esce o entra. Questo tipo di scrittura è assolutamente equivalente a questa. In modo che abbiate presente che ci sono varie notazioni, alcune assolutamente equivalenti, questa e questa, altre che forniscono un dettaglio aggiuntivo. Non sempre è necessario andare a specificare che c'è un oggetto che transita da un'azione all'altra. Dipende se ciò è rilevante ai fini di quello che vogliamo comunicare. Un altro dettaglio che invece è più comune indicare è la responsabilità o i ruoli che devono svolgere o eseguire una particolare azione. E questo lo facciamo con le swim lanes, che abbiamo già visto in qualche esempio. Quindi una swim lane raggruppa tutte le attività che sono assegnate a responsabilità di, compito di, uno specifico attore o ruolo. In alcuni casi non importa chi fa che cosa, nel caso della ricetta non andiamo a dire chi fa che cosa, ci sarà un unico ruolo che lo svolge, in altri invece è importante. Di solito aggiungere le swim lane è un passo di raffinamento ulteriore rispetto a descrivere un processo senza ruolo. Quindi immaginiamo il caso tipico di un corso in cui abbiamo coinvolti professore, studente e amministrazione. Il professore all'inizio dell'anno definisce quello che è il programma del corso, le informazioni essenziali, poi gli studenti si iscrivono. L'amministrazione raccoglie le iscrizioni e produce una lista finale di persone iscritte. Nel frattempo gli studenti seguono le lezioni e il docente insegna. Come molti di voi hanno sperimentato in questo corso, il fatto che ci sia una lezione e il fatto che voi sappiate a quale lezione andare e ci andiate effettivamente non sono strettamente correlati. Okay? Quindi è possibile che ci sia lezione senza che ci sia lo studente,
o che lo studente non sappia a quale lezione andare. Okay? Teoricamente non dovrebbe succedere, ma in realtà le due cose non sono, non c'è nessun vincolo forte rispetto a questo. Terminato il corso, il docente prepara l'esame e gli studenti si prenotano per l'esame. La prenotazione viene registrata e quindi alla fine il professore potrà procedere con l'esame, quindi gli studenti si presentano all'esame, il professore li corregge, pubblica i voti, gli studenti ricevono i voti. Qui può esserci un po' di negoziazione che però non è indicata, potrebbe esserci l'orale, potrebbe esserci lo studente che dice ma io avevo fatto tutto giusto, il professore che dice avevi ragione, ti aumento il voto, ah, hai fatto anche quest'altro errore, te lo abbasso. Dettagli che ovviamente non andiamo a descrivere qui. C'è poi una conferma dei voti da parte del professore sul sistema informativo e alla fine, diciamo, è compito dell'amministrazione prendere i voti e registrarli definitivamente, quindi farli entrare a parte del curriculum accademico dello studente. In questo caso vedete che il processo non è particolarmente complesso, ma abbiamo un'informazione in più che ci dice chi fa che cosa, chi è responsabile per che cosa. Quindi la registrazione finale dei voti non è responsabilità del professore, ma è l'amministrazione. Quindi quando io ho registrato i vostri voti e non li vedete ancora apparire sul vostro portale, sapete che la colpa non è mia ma dell'amministrazione. Adesso a parte gli scherzi, è importante utilizzare gli swim lane per capire chi fa che cosa, soprattutto se ci sono più parti coinvolte nello svolgimento di un processo. Non sempre è necessario andare ad identificare quali sono i ruoli. Non è così particolarmente rilevante indicarli. Qui c'è un altro esempio di swim lane in cui abbiamo il cliente, reparto vendite, il magazzino, quindi il cliente fa l'ordine, il reparto vendita può essere autostock, quindi aver finito le scorte e quindi elabora l'ordine e fa la richiesta al magazzino, il magazzino prende il materiale e lo invia, oppure il reparto vendite può avere in stock gli elementi, i prodotti ordinati e a questo punto o ce li ha direttamente oppure li riceve dal magazzino, in caso procede e manda la richiesta di pagamento al cliente e il cliente riceve l'ordine. Una volta che il cliente ha ricevuto l'ordine e ha ricevuto anche la richiesta di pagamento da parte del reparto vendite, di solito paga il conto e a questo punto il reparto vendite considera chiuso l'ordine. Dove stiano il nodo di inizio e il nodo di fine, tutto sommato è poco rilevante. Tendenzialmente io cerco di metterli
nella colonna o nella corsia di chi inizia il processo. Di solito c'è qualcuno che dà il via al processo, ecco, quel qualcuno, l'iniziatore del processo, a me piace evidenziarlo mettendo dentro il nodo di partenza o di fine. Però questo è una, è un dettaglio, in realtà non è obbligatorio per i diagrammi di attività. Quindi queste sono un paio di caratteristiche aggiuntive dei diagrammi di attività che possono risultare utili. Invece vorrei raccontarvi alcuni pattern avanzati, oltre a quelli di base, quindi sequenza, parallel split, il join, la decisione e il merge. Uno riguarda le azioni complesse. A volte ci sono un insieme di azioni che concettualmente sono un tutt'uno, ma può essere utile andare a descrivere più nel dettaglio. Però la descrizione nel dettaglio di queste azioni tendenzialmente ci comporta una complessità maggiore del diagramma, oppure un livello di dettaglio che è più specializzato in una parte e meno in un'altra. Ecco, la soluzione in questo caso è utilizzare quello che si chiama azione complessa o call behavior. Io, invece di mettere un'azione normale, metto un'azione complessa che è identificata da questo simbolino, e questo sta a indicare il fatto che dentro quell'azione c'è un altro sotto diagramma di attività. Quindi banalmente nel tool di modellazione io con un doppio clic su quell'azione lì accedo al diagramma di attività che descrive come è fatta quella azione complessa. Quindi ho la possibilità di avere azioni complesse, quindi ad esempio avere un diagramma di attività tutto sommato di dimensioni ridotte e poter andare a vedere, a zoomare sui dettagli di alcune attività utilizzando queste azioni complesse. Un altro pattern che è abbastanza comune è il ciclo strutturato. Quindi io ripeto una serie di azioni. Dopo che è scattato il timer, assaggio la pasta. Se la pasta è cotta, la scolo, altrimenti metto un altro minuto sul timer e riparto da capo. Scattato il timer, riassaggio la pasta, se non è cotta, rimetto il timer, oppure se è cotta la scolo. Quindi ripeto una serie di attività. In realtà i cicli possono essere fatti in due modi. Io posso controllare una condizione al fondo del ciclo, cioè faccio una serie di azioni, poi se una certa azione non è verificata riparto e rifaccio tutto. Oppure posso verificare l'azione all'inizio del ciclo. Quindi, se c'è una particolare condizione verificata, eseguo il ciclo e riverifico la condizione. E ripeto finché la condizione non è più verificata. Quindi, in termini di linguaggio di programmazione, immagino che tutti voi abbiate studiato C o Java. Il ciclo do while mi permette di fare un controllo in fondo. Quindi, in termini di semantica, quello che succede è che
creo il token, vado al primo elemento, vado al secondo, alla seconda azione, poi mi sposto alla decisione e a questo punto cosa succede? Ci sono ancora elementi, allora torno su. Eseguo il primo, eseguo il secondo, arrivo al test, cosa succede? Non ci sono più elementi, allora esco dal ciclo e proseguo l'attività. L'altro tipo di ciclo strutturato è quello che possiamo chiamare il tipo while, quindi c'è un do while e il while. In questo caso il test, la domanda, ce la facciamo all'inizio, quindi prima di eseguire il ciclo. La differenza fondamentalmente è che in un caso, nel caso del do, il blocco, le azioni che compaiono nel ciclo vengono eseguite almeno una volta. In questo caso le azioni che compongono il ciclo potrebbero non essere eseguite neanche una volta. Quindi 0 o più volte in questo caso, 1 o più volte l'altro. Questi sono i due costrutti di ciclo strutturati, quindi hanno un punto di inizio e un punto di fine ben definiti. E poi è possibile avere dei cicli che siano invece arbitrari e non strutturati. A volte, purtroppo, la complessità del processo non ci consente di fare di descriverlo con dei cicli strutturati. Per cui mi ritrovo ad esempio dei cicli arbitrari di questo tipo. In cui inizio in un modo o nell'altro, eseguo delle azioni, poi esco dal ciclo, oppure proseguo, torno indietro, oppure proseguo in un altro modo. Quindi questo è un qualcosa che non è strutturato, perché non c'è un unico punto di ingresso e un unico punto di uscita. Quindi posso entrare in un ciclo in vari punti e uscire in altri punti. Vale quanto detto su decisione merge e fork join. È molto meglio, quando possibile, utilizzare una forma strutturata, perché è più leggibile, più facile da comprendere e soprattutto è meno prona a errori. Quando abbiamo una struttura così intricata, vi sfido a verificare di aver rappresentato esattamente quello che avevate in mente o quello che vi era chiesto di rappresentare. Nell'altro caso è molto semplice, c'è qualcosa che viene ripetuto più volte, 0 più volte, 1 più volte e basta. Un'altra caratteristica che può essere utile quando andiamo a modellare situazioni complesse è quella di terminazione implicita. Quindi io è possibile che abbia più percorsi in parallelo e vorrei che terminasse soltanto uno e non anche l'altro. Se vi ricordate negli esempi dell'esercizio che abbiamo visto prima, quando in un percorso parallelo uno delle verifiche andava male, andavo a finire un nodo di fine e quello distruggeva tutti i token e quindi il processo terminava completamente. A volte è possibile o è utile far terminare soltanto uno dei processi in parallelo. E questo lo si fa con quel nodo
il cerchio con la X. Quella è una terminazione implicita. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando il token arriva lì, non viene distrutto assieme a tutti gli altri, ma viene distrutto soltanto quello specifico token. Quindi, se io vado avanti al primo nodo, arrivo al nodo di fork, sdoppio i token, questi vanno nelle due attività. A questo punto una arriva al nodo di terminazione implicita e scompare, ma scompare solo quello, quindi soltanto quel percorso viene terminato. Il token che si trova nell'altro ramo in parallelo resta ancora attivo. E quindi può tranquillamente proseguire. Se invece io ho una terminazione esplicita, cioè il nodo di fine, questo, allora il comportamento è diverso, perché nel momento in cui io mi trovo il token, questo si sposta sul primo nodo, va a finire sul fork, si duplica, ogni nodo, ogni token segue un percorso diverso. A questo punto, se l'attività che viene eseguita è quella di sinistra, quello che succede è che il token va nella terminazione esplicita e a questo punto tutti i token vengono distrutti. Quindi, terminazione implicita, soltanto il token che lo raggiunge viene distrutto. Terminazione esplicita, che è quella che usiamo di solito, tutti i token vengono distrutti, cioè il processo termina. Quindi, nella terminazione esplicita il processo termina, nella terminazione implicita soltanto un ramo termina. Direi che con questo abbiamo concluso la nostra panoramica sugli Activity Diagram. Vi segnalo come riferimenti il sito del linguaggio UML, non vi consiglio di andare a leggere lo standard UML perché è decisamente di difficile decifrazione, però sul sito ci sono tutorial e altri documenti un po' più divulgativi, quindi più facili e utili. UML di Stild, che è un altro libro molto utile se vi serve utilizzare UML, i class diagram, gli activity diagram e tutti gli altri diagrammi di cui non abbiamo ancora parlato. I pattern che vi ho presentato arrivano da un documento scritto da questi signori, quindi Workflow Control Flow Patterns. In quel documento ci sono una trentina di pattern, noi ne abbiamo visti una decina circa, quindi ce ne sono molti di più e molto più complicati, che sfruttano anche caratteristiche del linguaggio che sono molto più sottili. Okay. I pattern che io vi ho presentato sono quelli che permettono di modellare il 99% delle situazioni. Poi è chiaro che se vi trovate in una situazione molto complicata che non riuscite a modellare quei pattern che conoscete, un'occhiata agli altri pattern potreste darcela, giusto per capire se c'è una qualche soluzione o strategia già pronta e verificata. I pattern si trovano anche su questo sito workflowpatterns.com.
strumenti di modellazione, noi abbiamo visto Asta, che è quello che avete usato anche negli esercizi di laboratorio. C'è un altro strumento che si chiama Argo UML, che è open source, scritto in Java, tutto sommato un po' meno facilmente utilizzabile rispetto ad Asta. E poi c'è un altro strumento che si chiama Star UML, che però è disponibile soltanto su Windows, e quindi se avete soltanto macchine Windows è comunque un'altra valida alternativa. A questo punto, per completezza, vi racconto ancora di altre due notazioni che possono essere utilizzate per andare a modellare processi. L'approccio di cui vi parlo per primo si chiama IDEF. È un approccio sviluppato inizialmente per l'automazione industriale, quindi computer integrated manufacturing. È un approccio che, diciamo, negli anni 90 era lo standard o quasi per modellare processi, per cui in molte aziende trovate documenti scritti con questa notazione o ancora si utilizza, e è l'unica notazione che che è compliant con lo standard 183 del FIPS, che è il Federal Information Processing Standards, che è un organismo che emette standard per diciamo, l'ambito informatico. Di fatto viene utilizzato pochissimo ad oggi, però è possibile che ritroviate dei diagrammi fatti con questo standard, quindi è bene che sappiate di cosa si tratta. Allora, IDEF si riferisce a un insieme di standard, quello che viene utilizzato per modellare gli aspetti più legati al processo è l'IDEF 0 o null. L'IDEF 1, eccetera, è un insieme di standard che serve per modellare i database. Quindi, se volete, potete vedere IDEF 0 come l'equivalente degli Activity Diagram ed IDEF 1 come l'equivalente degli Class Diagram. Comunque, quelle sono i due aspetti fondamentali che bisogna modellare quando si parla di processi, e quindi anche standard un po' più datati come IDEF avevano questi due aspetti. La grafica è molto molto semplice, quindi abbiamo degli scatolotti e delle frecce. Uno scatolotto rappresenta una funzione, se vogliamo un'attività. Le frecce rappresentano tutta un'altra serie di dettagli che adesso vediamo. Normalmente abbiamo una visione gerarchica, quindi abbiamo quello che è un diagramma di contesto in cui lo scatolotto rappresenta il sistema. Se espandiamo questo ci ritroviamo dei ulteriori dettagli, quindi una serie di scatolotti, e a modo di scatole cinesi entriamo dentro uno scatolotto e troviamo altri scatolotti che lo espandono. La convenzione delle frecce che entrano e escono dagli scatolotti è la seguente. Da sinistra ci sono gli input, a destra escono gli output. Quindi, leggendolo da sinistra verso destra, vediamo gli input, la funzione che viene svolta dal sistema e gli output.
Heidegger era pensato per delle attività automatizzate. Quindi noi vediamo quello scatolotto come il sistema informativo a cui diamo degli input e che produce degli output. E questa è l'idea di base. Dall'alto abbiamo quelli che sono i controlli, cioè gli eventi che scatenano l'esecuzione della funzione. Invece, dal basso abbiamo le risorse o meccanismi. Ad esempio, i dati, o se parliamo di un'attività fisica, gli oggetti e le macchine fisiche che vengono utilizzate. Quindi questa è la notazione Heidegger. Per cui normalmente cosa succede? Che io passo da una visione di alto livello, diciamo quello che potrebbe essere il diagramma di contesto, a una visione di dettaglio in cui ho gli input complessivi della mia attività, che sono gli input della prima, output va a finire sulla seconda, sulla terza, eccetera, e ho i controlli che agiscono su tutti e le risorse o meccanismi che vengono sfruttate da tutte le sottoattività. L'output di solito corrisponde all'output della prima o una composizione degli output di quelle precedenti. Vedete che è una notazione decisamente più rigida e tutto sommato non così leggibile rispetto ai diagrammi di attività. Un'altra notazione che probabilmente incontrerete si chiama DFD, Data Flow Diagram. E anche questa risale agli anni '80. Gli elementi che vengono utilizzati nel Data Flow Diagram sono i processi, i flussi di dato, che sono essenzialmente gli archi, i data store, che sono, corrispondono ai database, e le attività, le entità esterne. Che sono rappresentate in questo modo. Quindi abbiamo un'entità esterna che è il cliente, un processo e un data store che rappresenta i dati che vengono utilizzati nel processo. In questo caso è tutto molto orientato a pensare a un programma che utilizza una base di dati e interagisce con un particolare utente. Quindi questi sono gli elementi fondamentali dei Data Flow Diagram. Un altro tipo di notazione che inverte i simboli, tanto per semplificare la vita a chi deve comprenderli, è questa, in cui le entità esterne sono dei rettangoli, i data flow sono sempre gli archi, i processi sono delle bolle e i data store sono fatti in questo modo, quindi come due linee, una sopra l'altra con in mezzo la scritta. Di nuovo, sui processi possiamo utilizzare una decomposizione per cui possiamo aprire un processo e trovare tanti sottoprocessi.
non dico altro perché non ne parleremo più, giusto per farvi sapere che esistono altre notazioni che probabilmente vi capiterà di vedere sul posto di lavoro, giusto per avere una vaga idea di che cosa sono, di qual è il significato di base. Poi, se vi capiterà ai voi di doverle utilizzare, sapete il nome, andate a cercare su Google e studiate. E direi che con